Tecnobiz, mostra d'oltremare, 7 novembre 2012, in compagnia di Roberto Castaldo, consulente nonché supervisore della Formen Consulting, al quale chiedo subito quali sono le ragioni della presenza qui oggi. Beh, l'innovazione tecnologica è la base di tutti i processi. Noi ci occupiamo di persone, ci occupiamo di aziende, ci occupiamo di processi e sicuramente l'innovazione è alla base anche del nostro approccio. Siamo molto innovativi e sperimentatori in questo settore. Cerchiamo di abbinare insieme persone e processi al fine di ottimizzare i risultati dell'azienda. Quindi tecnologia, comunicazione e azienda, un trinomio davvero vincente. Cosa richiede il mercato oggi? Il mercato richiede qualità. Le risorse si sono un po' esaurite e la qualità è quella che fa entrare la differenza. C'è una cosa che mi piace ricordare, prima funzionava che pesce grande mangiava pesce piccolo, oggi se il pesce piccolo è veloce ed è bravo a muoversi così come oscilla il mercato, riesce a far morire il pesce grande e a mangiarsi quello che ne rimane. Quali sono i mezzi per cui un'azienda dovrebbe assumere uno studente appena laureato? Allora, sicuramente fare un'analisi del potenziale. Non sono le competenze e non è quello che lui sa oggi che fa la differenza, ma sono le sue abilità, la sua capacità di potersi integrare all'interno del mondo azienda e di tramutare questa sua conoscenza in competenza e di conseguenza in risultati per se stesso prima e per l'azienda dopo. Ringraziamo Roberto Castaldo, la linea alla redazione. Io sono Sasa Tomasello, startup di Creative Advisory. Creative Advisory non è altro che una piattaforma nata per i creativi, intesi in senso lato, in quanto possono partecipare tutte le professioni legate al mondo della comunicazione. Per accedere al portale basta cliccare cread.me, dopo che vi siete registrati sul sito potete partecipare, insomma creare relazioni sociali così come se fate su un normale social network e potete condividere con chi seguite o con chi vi segue tutto quello che va dal testo alle immagini, ai video, e in più offriamo un portfolio, quindi una vetrina per i creativi per mettere in mostra le proprie opere. Quindi non vi resta altro da fare che registrarvi su cread.me e partecipare e creare la vostra rete sociale. Magari riuscite anche a creare a fare co-working con altri membri della piattaforma. Bene. Sempre dalla mostra d'oltremare con Maurizio Imparato per la comunicazione, l'informazione e soprattutto la formazione. Quale settore si apre in questo ambito? Ah, guarda, in questo ambito stiamo vivendo a Napoli una situazione molto molto interessante, perché proprio qui al Tibiza abbiamo visto tante giovani start-up, quindi tante società e ragazzi che hanno voglia di sviluppare, di crescere, di cimentarsi in un nuovo mondo, in un nuovo lavoro, senza aspettare, come si racconta altrove, che qui arriva sempre aiuti dall'alto, ma c'è tanta voglia di voler fare, sfruttando la creatività napoletana. Google può essere la nuova frontiera oppure no? Sì, oggi abbiamo nell'intervento, che scherzosamente abbiamo detto che Google ed Apple la cosa che fanno è copiare Carosello. Tutto ciò che sembra innovativo in realtà riporta poi ad un concetto molto molto vecchio, cioè del mettere al centro il cliente, i suoi bisogni, ciò di cui ha bisogno e ciò di cui ha veramente voglia. Il mercato quindi pensi possa mettere al centro il cliente o anche gli studenti laureati? Ma entrambe assolutamente, perché quello che in questo momento vince, grazie anche a internet, all'innovazione, è l'idea, il cervello, quello che noi siamo capaci di fare, quello che riusciamo a costruire, poi è il mercato che immediatamente ci dà riscontro. La fortuna di avere strumenti quali internet ti permette immediatamente di sapere se la cosa che hai fatto è un tuo pensiero oppure risolvi veramente l'esigenza di qualcuno. Dunque qualità, quantità, fantasia, preparazione, consulenza, quali altri requisiti per una strategia vincente? Tanta voglia di fare. Una delle cose che bloccano le persone è fare il primo passo. Il suggerimento che diamo sempre è lanciati, fallo, così come ha fatto il Felix Baumgartner da 39 km di altezza. Sei arrivato, sei pronto, fallo. Ringraziamo Maurizio Imparato, la linea in redazione.